Abbiamo come nostro maestro Antonello Correale che ci parlerà. Ha scelto un titolo molto particolare, secondo me, per la sua lezione, che è Le vicissitudini della percezione. Quindi, questa sera lui ci parlerà a braccio. Poi con calma chi vorrà potrà rivedere la videoregistrazione e poi se lui ce lo metterà a disposizione avremo un testo e lo diffonderemo. Io partirei subito dandogli la parola, non servono le presentazioni perché è un collega da tutti noi conosciuto e stimato, per cui Antonello, a te la parola. Grazie. Beh, intanto vorrei ringraziare Patrizio e il Centro Veneto di questa opportunità che mi è sembrata di grande importanza perché permette un dibattito fra tutti noi su un tema fondamentale, quello del metodo. E ho assistito ad alcune, altre assisterò delle sedute precedenti, delle lezioni precedenti e trovo che sia veramente qualcosa di molto importante a cui sono molto grato a voi di avermi invitato. Vi spiego subito perché ho scelto questo titolo particolare, Le vicissitudini della percezione. Io ho l'impressione che il metodo psicoanalitico sia forse quello che più di tutti permette di seguire l'accidentato, complicato, difficile percorso che va dalla sensazione al pensiero e poi dal pensiero individuale al pensiero collettivo. Mi sembra che questo sia un tema fondamentale perché nella percezione si verificano una serie di vicissitudini, appunto, talmente drammatiche in tutte le varie forme di disturbo psichico di cui noi ci occupiamo, che collegare, cogliere, approfondire questa tematica ci permette, a mio parere, di cogliere tutte le potenzialità del metodo psicoanalitico, che secondo me non permette, non, tutti gli altri metodi di intervento non consentono di seguire tutte queste vicissitudini. Mi spiego. In fondo, che cos'è la percezione? Ma la percezione è un dato sensoriale che a un certo punto si arricchisce, si impoverisce, si declina in varie forme, ma comunque tende a modificarsi per diventare qualche altra cosa. Ma diventa sempre tutto qualche altra cosa, cioè il pensiero, l'immaginazione, il fantasma, o questa qualche altra cosa lascia un residuo nell'oggetto, nella cosa, lascia qualche cosa che non può diventare tutto fantasma. E questa cosa che rimane, che noi possiamo definire sensoriale, ha un addentellato all'oggetto e un addentellato al corpo della persona che conosce. Allora, questa possibilità di cogliere questo dato sensoriale come a metà tra ciò che sta fuori e ciò che sta dentro, ma ripeto, è un dato sensoriale, cioè non è soltanto l'immaginazione, non è soltanto ciò che avviene in qualche che noi lo arricchiamo, lo spostiamo, lo condensiamo, ma è qualcosa che mantiene una sua sorta di solidità che però è negata, è proiettata, è spostata, ma che lascia un suo residuo molto importante. Allora, lo vorrei dire in un altro modo. Si può definire che in qualche modo la psicanalisi, più di qualunque altra scienza e altro metodo, si occupa del palinsesto sensoriale. Che cos'è un palinsesto? Un palinsesto è la scrittura originaria sulla quale si scrivono tante altre cose. Si scrivono scritture, però ancora un'altra, si può dire, utilizzando un concetto fin troppo noto, che la memoria rielabora, modifica, sposta sulla base delle pulsioni, sulla base delle difese. Ma veramente sposta tutto? Ecco, non c'è qualche cosa che rimane come bloccato, come forte, come imponente, come immodificabile, anche che viene modificato con modalità che non sono quelle abituali della rimozione, dell'associazione, dell'immaginazione, ma sono qualcosa che si resta fisso. Ecco, allora a me interesserebbe molto discutere con voi questa fissità, cioè c'è una fissità in qualche modo che deriva dal fatto che certe percezioni non sono state rimosse, ma hanno mantenuto una sorta di rigidità.
Ecco, questa sorta di rigidità si verifica nel trauma, si verifica nella psicosi, si verifica tutte le volte che non c'è un soggetto interagente che condivide in modo adeguato la sensorialità, non il pensiero, non l'immaginazione soltanto, non l'emozione, ma quella base, come dire, quasi fisica, oserei dire, no? Che sta nella percezione, anzi nella sensazione, e che molto spesso il soggetto vive da solo. Io ho la sensazione, ho la convinzione, ho la sensazione, che in qualche modo tutte le patologie, ma in particolare le patologie gravi, siano legate al fatto che una quota della sensorialità è stata vissuta in solitudine. Non è stata vissuta come qualcosa di condiviso. Magari è stata condivisa una certa emozione, è stata condivisa una certa immaginazione, ma non è stata condivisa la possibilità che quell'impatto che ha il dato sensoriale sulla persona sia stato in qualche modo condiviso. E l'impatto può essere qualunque cosa, può essere un insetto, può essere una faccia, può essere un abisso che ci sta davanti, può essere un gelato da leccare, può essere qualunque cosa. Ma quello che mi affascina, e mi ha sempre affascinato della psicanalisi, è che da questo dato originario, ecco, nasce poi qualche cosa che si sviluppa in tutte le direzioni, ma che in qualche modo rimane legato a questo. Ora lo si può dire in tanti modi, lo si può dire parlando di livello simbolico, subsimbolico, simbolismo non, come dire, verbale, simbolismo sub. Ma io vi citerei Freud, che mi pare tutto sommato la persona, come la fonte a cui, che ci ha lasciato un'eredità talmente immensa che non possiamo in alcun modo dimenticarla. Ecco, quando Freud dice, appunto, l'oggetto mantiene in sé qualche cosa di estraneo. Questa estraneità del progetto, ricordate, questa, che poi un'altra cosa che Freud dice, che mi pare a questo proposito, a proposito dell'emozione originaria, concetto, fatemi dire, che è considerato molto strano, difficile, forse Freud stesso diceva un concetto di sondaggio, un concetto che dobbiamo, su cui dobbiamo approfondire. Ma in fondo che cosa dice l'emozione originaria, secondo Freud? Che qualche cosa è talmente forte, talmente intenso, talmente potente, talmente invadente, talmente accecante, che non valgono i meccanismi consueti per spostarlo, rimuoverlo, come dire, giocarci sopra, crearci delle libere associazioni. E aggiungerei io anche questa potenza della sensazione, della percezione, che appunto induce la rimozione originaria perché i meccanismi di rimozione normale non sono, come dire, utilizzabili, avviene in assenza di un soggetto che aiuti il soggetto percettivo a fare qualcosa di questa percezione in comune con un altro. Ecco, a me sembra che questo punto. E cosa avviene di questa percezione originaria? Viene fissata e viene controinvestita. A me sembra un punto molto importante che ci aiuta moltissimo anche nelle patologie gravi. Cos'è questa fissazione? Che in qualche modo un rosso, un occhio, una voce, un gesto, un temporale, un gesto di una volpe, il gemito di una volpe, la faccia di una persona che ha mal di denti, non so, un lupo che corre, un bambino che gioca e via dicendo, si può insistere. Perché queste cose possono avere un carattere così potente, ecco, da diventare qualcosa che forse qualcun altro in ambito non freudiano, ma più lacaniano, definirebbe irreale? C'è qualche cosa che ha in sé una potenza irriducibile. Questo è molto noto agli psicotici, è molto noto ai border per motivi diversi che vedremo insieme, ma secondo me avviene a tutti i livelli. Allora, la fissazione che cos'è? È troppo forte questa intensità, è troppo potente, è troppo potente. Ha un colore, un sapore, una invadenza, una potenza che non si può, come dire, ridurre con la semplice libera associazione e non si può neanche trasformare in fantasma. Cioè il fantasma in fondo che cos'è? È l'oggetto che ha subito le nostre pulsioni, i nostri desideri e le nostre difese, quindi in qualche modo un oggetto modificato. Ma
Siamo sicuri che questa operazione, poi il fantasma a sua volta darà origine alla fantasia, ci saranno tutte le conflittualità legate all'immaginazione, alle identificazioni, ai ricordi e così via. Ma io sono interessato a proporvi una dimensione che è ancora più originaria, cioè il momento in cui dall'oggetto si passa al fantasma, non dal fantasma alla fantasia. Cioè, in qualche modo, come avviene che questo fantasma si impregni troppo dell'oggetto? Faccio degli esempi. Il mio paziente psicotico dice: sta, io non riesco a pensare a niente. Leggo un libro e mi distrago. Parlo con una persona e mi estraggo. Parlo con mia madre e mi stanco. Parlo con lei e mi affatico. Mi fa fatica tutto. Mi fa fatica tutto. Allora io gli chiedo: perché mi fa fatica tutto? E lui mi dice: sa, questo paziente è un padre molto malato, un psicotico, che urla continuamente. Questo padre. Lui dice: non mi riesco a cacciare dalla testa la faccia torva di mio padre. Ce l'ho sempre in testa, come se fosse qualcosa che sta lì, ma sta anche dentro. Sta come a metà e non ci posso fare niente. È torva, resta torva. Ecco, io posso dire sì, mio padre è malato, mio padre è psicotico, dovrebbe andare a curarsi, parto, lascio la casa. Non ce la faccio, perché questa... Come si può dire? Torvietà, torvaggine, insomma, questa faccia torva mi impegna in un modo potentissimo e mi impedisce di pensare ad altro. Ecco, allora si può dire che c'è stata una fissazione, cioè in qualche modo questa violenza traumatica di questa faccia urlante, un po' addolorata, un po' violenta, un po' brutale, un po' disperata, un po' moribonda, un po' troppo vitale, troppe cose. Tutto condensato in una cosa che non si può elaborare, rimane fissa così. Allora è possibile fare un controinvestimento. Cioè la sposto. Allora penso che mio padre, non so, ha degli occhi tristi. Ma mi concentro su questi occhi tristi e rimangono, come dire, fissi anche quelli. Cioè il controinvestimento sposta dal generale al particolare, ma non permette al particolare di diventare a sua volta qualche altra cosa. Ecco, allora potremmo dire che la fissità e il controinvestimento, cioè investire un particolare al posto del tutto, sono modalità che fanno parte della rimozione primaria, come certamente tutti voi ricorderete, ma che questa rimozione primaria avviene quando un io non è capace di fare l'operazione della rimozione secondaria. A me sembra che questo è un punto fondamentale, cioè che in qualche modo... L'io dello psicotico è lieve, l'io del traumatizzato è leggero, è debole, l'io del traumatizzato è momentaneamente messo fuori uso dal trauma, ma tutti noi in certi momenti abbiamo delle oscillazioni nella forza dell'io e tutti noi siamo candidati, senza volere, senza poterci fare molto, a delle immagini che poi sono sensazioni, date sensoriali, le quali sono, come dire, fissate. Ecco, io credo che liberarsi dalla fissazione, liberarsi dalle fissazioni, dalla fissazione, dalle immagini fissate, sia uno dei grandi compiti della psicanalisi. Perché tutti noi siamo ossessionati, perseguitati da un fondo sensoriale che sta dietro le ideologie, sta dietro i pensieri, sta dietro i ragionamenti, sta dietro i concetti, sta dietro l'amore, sta dietro l'odio, dietro, in fondo, alla base. Io vi propongo l'idea, sono molto desideroso di avere da voi un riscontro, se vi sembra un'idea accettabile, ma mi pare che faccia parte del metodo psicanalitico e della psicanalisi, e che sia anche un'idea molto freudiana, che in qualche modo ci sia alla base di ogni pensiero una controparte sensoriale, che può essere, ora la esamineremo insieme, la guarderemo insieme, ma comunque a qualche cosa che si forma in tutti quei momenti in cui l'io non ha il supporto di un altro io che lo aiuti. Ecco la funzione alfa bioniana, vedremo anche questo. Ma in qualche modo è che l'oggetto si fa padrone dell'io. L'oggetto sensoriale, non l'identificazione, che è ancora un'altra cosa, proprio l'oggetto. Allora, se le cose stanno... Pensiamo un'altra immagine, no? Per chiarire meglio il mio pensiero. Un mio paziente cammina per strada, depresso, ha un fondo malinconico. E vede un palazzo romano, per strada, sono le 10 del mattino, va a comprare il giornale,
vede un palazzo illuminato dal sole. E lui prova un sentimento di gioia di qualche secondo. Allora, cosa è successo? Cosa c'è in questo essere illuminato dal sole che dà a questo personaggio malinconico l'idea che invece in quel momento si concede un attimo di gioia? Ecco, non so, allora si può dire qui è in atto una rimozione. Cioè, che cosa è successo? Quali sono le percezioni, le sensazioni, la luce, la luminosità, la forma più nitida? L'idea che qualche cosa di molto lontano come il sole si rende vicino e illumina e riscalda, quindi un gioco distanza, lontananza, vicinanza. Che cosa è successo a questa persona? Per cui questo dato banalissimo, percettivo, sto guardando un palazzo romano illuminato dal sole, ecco, diventa invece una ricchezza di potenzialità, per cui soltanto l'analisi ci permette di approfondire che cosa è successo a quella persona quando ha avuto quell'attimo di gioia nel guardare il palazzo illuminato dal sole. Parliamo del cognitivismo, ma neanche forse la fenomenologia ci può aiutare. Sì, la fenomenologia fa la riduzione, no? Fa la riduzione fenomenologica, però tutta questa complessità di distanza, vicinanza, grandezza, piccolezza, calore, freddo, brillantezza, opacità. Ecco, tutti questi giochi mi pare che sono. Allora, il soggetto malinconico che guarda il palazzo illuminato dal sole usa la rimozione e quindi in qualche modo prova un sentimento adeguato a questo gioco di rimozioni e di fantasmi che si creano intorno a questo palazzo. Invece il mio paziente psicotico che non riesce a guardare nessuno perché l'immagine turba del padre lo perseguita, gli occupa la mente, lo ostruisce, gli impedisce di osservare, di pensare, è come se fosse invaso da un calabrone che gira nella sostanza della sua testa e ronza in modo tale che si vede soltanto il ronzio di questo calabrone, non si vede nient'altro. Allora, se le cose stanno così, come dire, l'articolazione fissato, rimosso, bloccato, in parte fluidificato. Ecco, è possibile che la percezione, si muova su questo terreno, che la percezione ha come destino, o la fissazione è un controinvestimento che cerca di difendersi in qualche modo spostandola su un particolare, oppure invece un gioco di emozioni che sicuramente lascia adito ai conflitti dei fantasmi, ai conflitti dell'amore-odio, ai ricordi nascosti, ma che in qualche modo fluidifica. E qual è la differenza? Sicuramente il linguaggio. Cioè, la rimozione è in gioco la verbalizzazione. Nella rimozione primaria no. Ora sarebbe molto importante chiedersi se questa idea che vi propongo, sono molto desideroso di avere le vostre opinioni, questa idea che vi propongo sulla rimozione primaria ha qualcosa a che fare con altri metodi che sono stati individuati di difesa dalle percezioni troppo forti, l'identificazione proiettiva, ma più ancora, io direi, le famose modalità del rigetto freudiano ripreso dalla conclusione di Lacan. No? Ecco, c'ha qualcosa a che fare la rimozione primaria con la conclusione? Oppure la conclusione è un momento secondario? Cioè che quando questa immagine bloccata, fissata dalla rimozione primaria, in qualche modo occupa troppo, allora si ha, come dire, una conclusione, cioè una fuoriuscita. Ma cos'è fuori la conclusione del rigetto? Una fuoriuscita dal linguaggio, un'espulsione dal linguaggio. Ma è un'espulsione o una perdita? Perché anche questo, noi siamo abituati a pensare alla psicosi come qualcosa che continuamente, diciamo, si espelle, no? Ma è tutto espulsione? O non è piuttosto un non riuscire ad espellere, certe volte, a non riuscire a evacuare? Perché esce senz'altro dal linguaggio, ma in qualche modo rimane sotto forma di una cosa. Allora ritorniamo al discorso della cosa. Freud, tutti voi lo ricordate, no? Nei famosissimi lavori della metapsicologia e in qualche modo nell'inconscio, nella rimozione, dice questa frase densa di significati, ma anche un po' oscura, no? Ma su cui ho tanto riflettuto e su cui è stato scritto tantissime.
Lui dice dalla cosa alla parola, inconscio è fatto di cose, le parole sono appunto il linguaggio, no? E per passare dall'inconscio al preconscio bisogna attribuire parole alle cose. Ma che cosa sono le cose? No? Cos'è la cosa? Ma io vi proporrei l'idea che la cosa è l'oggetto iperpercettivo, iperforte, come intensità, è una sensazione potente e questa sensazione potente in qualche modo non ha ancora incontrato una parola che da un lato la indebolisca, ma dall'altro la potenzi. Cioè il linguaggio, sappiamo tutti noi, che in qualche modo serve a potenziare, arricchire, definire, comunicare, trasmettere, abbellire la cosa, ma in una certa misura anche la diminuisce. Ma che cos'è la cosa? È la sensazione, io credo. Si potrebbe, è la sensazione, è il rosso, è la piega delle labbra, è le oscillazioni del mare, è la luna. Ecco, cioè queste cose che noi le chiamiamo luna, mare, ma in realtà sono sensazioni. L'azzurro, il movimento, la luminosità, la potenza, la circolarità. Il crollo, l'alzarsi, il cadere. Ecco, allora, quello che a me interessa molto comunicarvi, mi sembra che sia proprio quello, in fondo, la ragione quasi di vita della psicanalisi, no? Qual è l'impatto dell'oggetto sulla persona, sul soggetto? All'inizio, ecco, quando io mi scontro con qualche cosa che sta fuori di me, c'è qualche cosa fuori di me. C'è. Poi questa cosa io la amo, la odio, la temo, la arricchisco, la capisco, non la capisco, ma c'è un fondo di alterità irriducibile che in qualche modo potrebbe essere la cosa. Che poi è chiaro che la cosa non è mai neutra, è qualcosa che o mi entra, o mi esce, o mi circonda, o mi avvolge, o mi indebolisce, o mi ravviva. No, ecco. Allora, io credo che è chiaro che lo psicotico vive in un mondo di cose e ha difficoltà a trasformarle in parole. Ma perché ha questa difficoltà? Perché queste cose sono troppo potenti, perché la percezione è troppo potente e il nostro psicotico, ma non solo lui, il nostro psicotico più di tutti gli altri, è stato lasciato solo con le sue percezioni. Ecco, io vi proporrei questa idea. Sì, è chiaro, uno può dire in un modo più tradizionale, può dire la madre non ha avuto abbastanza reverie, ma in fondo cos'è anche la reverie, no? Di cui tanto si parla, una parola che è stata, a mio parere, un po' troppo abusata, ma comunque ritorniamo al concetto base. Cos'è la reverie? Fornire un'immagine a un'emozione. Perché sennò che reverie? No? La reverie è un'immagine, il sogno sono immagini. Il sogno, e Freud ce l'ha spiegato in un modo meraviglioso, no? L'interpretazione dei sogni, quando lui dice pensare per immagini, ma le immagini cosa sono? Sono derivate sensoriali, che in qualche modo possono essere in parte modificati, ma in gran parte mantengono qualcosa del dato sensoriale delle originate. Ecco, allora io credo che questo tema, in qualche modo, della reverie è la madre, il padre, il fratello, la sorella, per prima di tutti la madre, certo, ha questa capacità di condividere. E di immaginare una sensorialità che però sia comune a lei, al bambino o alla bambina. Perché io credo che molto spesso le madri, i padri, anche gli analisti forse, condividono emozioni, condividono pensieri, condividono, interpretano ciò che è nascosto, ma non sempre percepiscono fino in fondo quant'è potente il dato sensoriale originario. Ecco, questo a me sembra un punto. Allora, se andiamo avanti su questa direzione, il palinsesto sensoriale, l'impatto originario, la cosa e la parola, non so, spero di aver dato, è chiaro che sono argomenti giganteschi su cui si è misurata menti ben più forti della mia, però io penso che sia importante comunque avvicinarsi a questa dimensione. Un altro aspetto c'è, cioè, se la sensorialità è troppo forte, è come se in qualche modo si perdesse il contesto. Cioè la sensorialità troppo forte decontestualizza. È troppo rosso, basta, c'è solo il rosso. È troppo veloce la caduta, c'è solo la caduta. Ecco, no, pensate, vi ricordate quei quadri di Burri o di Rothko, no? Sono dei grandi colori.
Basta. Però sono fantastici perché quel colore dà l'idea, decontestualizzandolo, dicendo c'è questo colore che basta. E questo colore si colloca su un fondo di spazio immenso. Cioè, la mia idea, anche su questo sono molto desideroso di avere un riscontro da voi, è che se la sensorialità è troppo forte, in qualche modo si spalanca all'infinito. Cioè, perché noi siamo abituati a figura sfondo, ma se lo sfondo non c'è più, la figura dove sta? È appesa. A che cosa? A un'immensità che gli sta dietro. Non si sa dove. Io penso che una buona parte dello smarrimento degli psicotici, ma io direi anche dei borderline, ma io direi anche in certi momenti di tutti noi, è quando la sensorialità assume un carattere talmente forte che in qualche modo il contesto si perde. E allora a che cosa è appesa questa percezione? A cosa è appesa questa sensazione? Il mondo si frammenta, si divide in immagini incandescenti, ma in qualche modo senza una contestualizzazione. Infatti, quando si dice clinicamente gli psicotici, ma non solo loro, io dico gli psicotici perché loro questa parte è iperaccentuata, ma non è che mi voglio occupare solo degli psicotici, per carità, è che loro sono all'estremo, diciamo, di questo, no? Ecco, ma, allora, in qualche modo, questa frammentazione, no, ci impone clinicamente di utilizzare una funzione di contenitore. No, si dice gli psicotici innanzitutto, ma non solo loro, all'inizio tutti hanno bisogno di un contenitore. Poi piano piano ha detto questo contenitore. Ma questo contenitore può essere due cose. Può essere un contenitore puro, un deposito, come diceva Blecher, ricordate, un psicanalista argentino. Oppure questo contenitore può essere invece un luogo dove si riesce a, in qualche modo, questa sensorialità a fluidificarla. Ecco, allora io credo che il metodo psicanalitico debba, come dire, se si concentra sul tema della sensorialità come una tappa necessaria per arrivare, da un lato, tornare indietro verso l'origine, l'impatto dell'oggetto, e dall'altro andare verso l'immaginazione, le associazioni, i conflitti, il fantasma, la fantasia, è necessario che in qualche modo ci sia, come dire, un contenitore che faccia sì che questa ipersensorialità non venga, come dire, a espandersi esageratamente senza uno sfondo e quindi a frammentarsi. Però per fare questo io credo che sia necessario alcuni aggiustamenti del metodo. Cioè, credo che non si possa più semplicemente aspettare che in qualche modo questa operazione sulla sensorialità vada facilitata, che questa sensorialità vada amplificata, vada allargata, se ne debbano cogliere dei particolari. Bisogna che l'analista si metta al fianco del paziente dicendo: vediamo un po' questo rosso, vediamo un po' questa bocca, vediamo un po' queste labbra, vediamo un po' queste mani, vediamo un po' questa faccia torva. No, che si metta come un io che avvicina, accosta, unisce e come dire, ci sono anch'io con te a guardarla questa faccia torva. Non ti dico subito che cos'è, non ti dico subito che cos'è, la guardiamo insieme. E per far questo è necessario, naturalmente non che ci sia una sensorializzazione condivisa o rottura del setting, assolutamente, spero che sia chiaro questo, ma che ci sia un linguaggio che faccia capire al nostro paziente, ecco, psicotico o non psicotico, se psicotico misura massima, se non psicotico misura minore, ma che in qualche modo io guardo con lui o con lei le cose che lo hanno colpito, o ascolto con lui o con lei le cose che lo hanno colpito. Questo mi sembra molto importante. Condividere la sensorialità presuppone un atteggiamento più attivo, un pochino più di domanda. Ma com'era questa cosa? Me la dica meglio. Non sempre, questo ormai lo si dice da tanto tempo, no? Che l'analista silenzioso che dice una parola seduta ormai è diventata una macchietta, nessuno ci crede più. Però è molto importante che in qualche modo questo atteggiamento venga sottolineato e valorizzato, mi sembra. Perché soltanto un linguaggio che tenga conto che ci sono anch'io con te a vederla questa cosa, ecco, arriva al paziente e il paziente dice: beh, questa persona c'è, questa persona c'è.
No. Ecco, la modalità è una modalità di gesti, ci mancherebbe altro. Il setting è fondamentale per fare questo, perché altrimenti si farebbero delle confusioni spaventose. Ma questa idea di un contesto perduto, di un deposito che piano piano, all'inizio è soltanto un deposito, e poi piano piano diventa invece una fluidificazione, diventa un arricchimento, perché questo mio paziente della faccia torva, all'inizio pensava soltanto che lui era completamente malato, non capiva nulla e basta. Per arrivare alla faccia tolva abbiamo dovuto indagare profondamente tutte le sue esperienze vissute con questo padre. E piano piano dalla faccia tolva si è risaliti a che tipo è questo padre, che malattia può avere, come ci si può difendere da questa malattia, come si può cercare in qualche modo di fare sì che la convivenza continua con questo padre non diventi invece una forma di contagio invincibile. Un altro piccolo passo, perché non voglio poi. Il corpo. Ma io credo che se noi accettiamo l'idea che la sensazione percezione possa avere dei gradi di intensità tali che in qualche modo determina delle fissazioni, e che questi gradi di intensità si verifichino come nelle due direzioni, verso il soggetto e verso l'oggetto, e che siano un po' a metà del passaggio. Allora possiamo dire, ma qui c'entra molto il corpo. Cioè la ipersensorialità si colloca nel corpo della persona che la prova. Non è soltanto guardo. E no, guardo, sento, annuso, tocco, gusto. E questo è molto importante. Cioè in qualche modo la sensorialità, in quanto coinvolge più sensi, coinvolge anche in qualche modo dei vissuti corporei. E allora questo è molto importante rendersi conto, mi pare, che quando un paziente mi dice ho visto una faccia torva, lui si è sentito in un modo, non è che soltanto l'ha vista e si è spaventato. È diventato lui un po' una faccia torva, un po' una persona che aveva forse l'idea di qualche cosa che gli entrava dentro. Allora, porto degli esempi. Una paziente dice un po' scherzando alla sua analista, sai, io sono nata prematura. Certe volte mi immagino come dovevo essere io in quella incubatrice. Forse assomigliava a un ranocchio. Stop. Questa frase. Vabbè, uno può dire, vabbè, non la facciamo tanto lunga, è la fantasia di questa persona che si immagina di essere come un ranocchio quando stava nell'incubatrice. Ma siamo sicuri che sia tutto qua? O che questa persona non si immagini in certi momenti di sentirsi come un ranocchio? E come si sente un ranocchio? Ah, io non so. Non sono un ranocchio, ma me lo posso immaginare. Come si sente un ranocchio? Gambe piccole, sta mezzo nell'acqua e mezzo fuori, vede soltanto alcune cose, non capisce nulla del mondo, si sente il sangue freddo. Ecco, allora in qualche modo si può immaginare che la fantasia che si colloca intorno a un'immagine rigida sia però qualcosa che modifica lo stato del corpo. E che se noi non ci mettiamo in sintonia con questa modifica e lo stato del corpo rimanga, come dire, tutto suo, allora in qualche modo questa anche corretta identificazione della percezione non sia sufficientemente ricca da includere anche le modifiche. Ma questo, in questo siamo in buona compagnia, mi pare. Freud l'ha detto in tutti i modi. Io penso che voi siete d'accordo che la grande forza della psicanalisi freudiana è proprio il corpo. No, perché in qualche modo Freud continuamente si voleva appoggiare al corpo. E le fasi, le zone erogene e anche i fantasmi originari, ma sono soltanto fantasmi, i fantasmi originari, la scena primaria, la castrazione, la seduzione, o non sono anche stati che, a cui i fantasmi originari cercano di dare, come dire, un contenuto. Pensiamo alla castrazione. La castrazione è chiaro, è detta così. Basta, insomma, è un po' stantio come concetto, ma se invece lo vediamo come perdita, mutilazione, lacerazione, mancanza, handicap, perdita di vitalità, allora è tutto un altro discorso. No? Cioè, in qualche modo, è come se ci fosse un bisogno della mente umana, in questo caso quella maschile, di dover localizzare in un punto qualche cosa che però viene collocata in quel punto, ma molto di più da dire che non quel punto, no? Ecco, cioè, e lo stesso mettiamo alla scena primaria, vabbè, questo lo sappiamo tutti, ma insomma, pensiamo anche all'uomo dei lupi. Il bambino vede
i due genitori fanno l'amore, 6 rubli o 5, insomma, lo guardano dall'albero e lo fissano. E cosa è diventata quella scena prima? È diventata uno sguardo, una paralisi, un terrore, una sottomissione, una violenza. Ecco, allora tutto questo mi pare che, mi rendo benissimo conto che dico tutte cose ben conosciute, non sto dicendo, le mie sono sottolineature, non sono novità che sto dicendo, non sono ben consapevole, sono sottolineature. E così la seduzione, no? La sessualità nascosta della madre, i suoi sogni perduti, direbbe Bollas, no? I suoi amanti sognati e mai raggiunti, le sue difficoltà fisiche col marito, in che modo si scatenano sul figlio? Ecco, soltanto attraverso fantasie, soltanto attraverso emozioni? Oppure se un paziente ci dice: io mi sento intossicato da mio padre, è un delirio? Certe volte mi sembra che mio padre mi avveleni, certo, detto così sembra un delirio, ma in realtà non potrebbe essere che questo paziente ha visto il corpo del padre malato, il corpo del padre arrabbiato, il corpo del padre stanco, il corpo del padre bianco, il corpo del padre con delle ferite, con dei nei, con le ginocchia ossute, con un gomito puntuto, con degli occhi cisposi e che sputacchia e che fa dei rumori a masticare. Tutto questo gli è entrato dentro. Si potrebbe dire forse attraverso un'identificazione, sì, forse attraverso un'identificazione, ma è più di un'identificazione, forse è quasi un contagio, forse è quasi un compartecipare alla sensorialità. Cioè mio padre mi è entrato dentro. Certo, si può usare il concetto di identificazione, ma a mio parere bisogna usarlo con una modalità molto sensorializzata in questi casi. Assistere un malato, spostargli i cuscini, mettergli il pigiama, pulirlo quando si sporca. Ma sono cose enormi, sono cose che lasciano una traccia spaventosa, gigantesca, perché in qualche modo il mio corpo si contamina. Pensate all'enorme importanza che ha anche il grande tema della contaminazione della purezza, no? È uno degli architravi della civiltà. No? Sporco, pulito, sporco, pulito, sporco, pulito. Contaminato, non contaminato, la purezza, la sessualità, è a me. Ma anche lì, in fondo, che cos'è la contaminazione? Se ho l'idea che qualche cosa del corpo di un altro mi entra dentro e mi lascia una traccia. Non parliamo delle violenze, non parliamo degli stupri, non parliamo delle perversioni, a maggior ragione, ma anche semplicemente una ipervicinanza. Ecco, allora io. Ma d'altra parte, pensate anche. Non è soltanto Freud con le zone erogene e con questi fantasmi, no, di cui abbiamo detto, ma. Quando lui dice quella frase incredibile, su cui io mi sono accanito per tanto tempo, ma anche tanti colleghi, l'io è innanzitutto un io corporeo, io è l'esso. E poi dopo aggiunge, la superficie del corpo è fatta di tanti punti sensibili e ognuno di questi contribuisce all'io. Beh, oh, è una cosa grossa. Ma che vuol dire? Vuol dire che l'io per sentirsi io deve appoggiarsi in qualche modo a delle sensazioni. Beh, non parliamo dell'io pelle, no? Io pelle, i significati formali, oppure il pittogramma della Lagnè. No, sono tutte immagini che cercano di, dico, no, immagini, scusate, concezioni che cercano di identificare l'impatto dell'altro su di noi. Noi ne abbiamo fatte molte evoluzioni possibili, no? Appunto. Borderline attraverso il trauma, il psicotico attraverso la ipersensorializzazione. Cos'è che manca in tutto questo? Un altro soggetto, e qui c'è l'importanza della relazione che è fondamentale, certo, un altro soggetto che ti dica ci sono anch'io e in qualche modo questa cosa la viviamo insieme. Questo tuo padre che ha il petto incavato, la pancia troppo grossa, i gomiti appuntiti, una ferita, diciamo, eczema, che ne so, sulla spalla che ti ha fatto schifo guardarlo. Lo guardiamo insieme. Vediamo un po' che effetto ti ha fatto fino in fondo. Oppure, un altro esempio, scusate, ma per dare qua. Viene fuori che un ragazzo difficile si sente come dire, come se fosse, mettiamo, brutta una crocco. Ah, che vuol dire? Che vuol dire? Che
È soltanto una metafora? Oppure in certi momenti si sente proprio così, come se camminasse in un modo buffo, come se avesse le ali accorciate, come se avesse un becco ridicolo. Ecco, forse io sto dando troppa importanza alle metafore, ma queste metafore sono metafore ipersensorializzate, sono modi di sentirsi. Ecco, allora se ci si riesce in qualche modo a sintonizzare con questi aspetti, allora è già diverso che non invece se li si considera soltanto come sì, immagini che vengono in mente. Aggiungerei un'altra cosa perché voglio andare troppo oltre. Questa sensorialità diffusa, ipertrofica, eccessiva, che non riesce a trovare una sua strada perché non c'è qualcuno che faccia, come dire, da tramite verso il linguaggio, ma anche semplicemente per poter fare tramite dal linguaggio non bisogna subito. Ecco, questo è il punto fondamentale su cui vorrei tanto insieme. Non bisogna subito verbalizzare, bisogna soffermarsi. Soffermiamoci prima sulla sessualità. A me piace molto questa parola soffermarsi, no? Ecco, vediamo nei particolari, vediamo in tutti i sottili aspetti che può avere questa sessualità. Perché se non si fa questo, se non ci si sofferma, se non si sta insieme in quest'acqua, in questo brodo, ecco, e poi dopo si può andare verso la verbalizzazione, ma prima bisogna stare lì. Il paziente sente che in qualche modo, o la paziente sente che in qualche modo qualcosa rimane non detto, qualcosa rimane fuori. Ecco. E quindi questo mi sembra un punto amplificare, allargare, indagare i dettagli, indagare i particolari, rimanere sopra una cosa, non passare subito dopo, Dio sa quanto. Nel nostro mondo purtroppo il soffermarsi è molto raro, no? Ogni giorno c'è una cosa nuova, una cosa nuova, una cosa nuova. Sembra che quello che si deve fare è non fermarsi mai e andare sempre avanti. A me non piace l'idea di fermarsi, ma quella di soffermarsi, cosa vuol dire soffermarsi? Ritornare. Ritornare. C'è quel pezzo bellissimo di Freud, scusate, accumulo un po' di cose, ma spero che si colga l'idea centrale di tutto quello che voglio dire. Vi ricordate che la negazione. Freud dice una cosa che mi ha sempre molto colpito. Lui dice, una cosa, se noi la percepiamo la prima volta, la percepiamo, ma immediatamente la sottoponiamo, mi piace, non mi piace, è vero, non è vero, no? Vi ricordate? Ecco. Allora, in questo modo, questo mi piace, non mi piace, è vero, non è vero, conferisce un tale lavorio su quella cosa che viene percepita, rimane, come dire, anche un po' sospesa. Lui dice, per poter dire che veramente si è visto una cosa, bisogna ritornare, riviverla. C'è questo suffisso ri, no? Che cambia tutto. Viverla, ma riviverla. Abbiamo bisogno, la percezione dovrebbe avere due fasi, una e poi due in cui si ritorna su quella cosa. Non so, questo mi sembra un punto molto importante. È chiaro che non lo possiamo fare sempre, ma la psicanalisi permette proprio questo e nessun'altra cosa lo permette, nessun altro approccio. Cioè, ritornare sulle cose significa non perdersi l'immensa quantità di implicazioni, di inconsci, di sottintesi, di lacerazioni, arricchimenti che ci sono nella cosa, e in qualche modo, come dire, riportarla. No? E io penso che Freud, quando diceva questo, abbia dato come dire, un contributo gigantesco alla nostra capacità di vivere meglio. No? Dobbiamo ritornare sulle cose. Perché una percezione si è vista una volta, rimane sospesa, è proprio sicuro? Può diventare un'allucinazione, può diventare qualche altra cosa. Ma se invece noi ci ritorniamo, è bello l'idea, ecco, questa forse è un'idea più fenomenologica che psicanalitica, però è importante. A me sembra bello che anche quando si dice ritorna alla realtà, non significa dire accontentati di vedere le cose come sono, chi si accontenta gode, ma tutte queste stupidaggini, ma è come dire. La realtà ha qualcosa di molto più ricco. Se tu la vedi solo attraverso il tuo fantasma, attraverso la tua immaginazione, attraverso le tue nevrosi, o peggio ancora, attraverso una ipersensorialità fissata, è la realtà che la scopri. La realtà ha tanto da dirti, di buono e di pessimo, intendiamoci, mica solo di buono. Però in qualche modo è anche il mondo in cui siamo capitati. Quanto sappiamo noi, quanto facciamo parlare le cose? I poeti lo sanno fare, gli scrittori lo sanno fare. Scienziati lo fanno a modo loro. E noi lo facciamo fino in fondo, o vediamo sempre quelle 4-5 cose che ci stanno sempre in testa.
Ecco, questo mi sembra un punto, scusate, tono un po' discorsivo, ma mi sembra un punto molto importante, rivivere, ritornare. Vorrei dire qualche altra cosa, perché sono quasi le 10, non voglio togliere troppo tempo. Tutto questo discorso si può in qualche modo applicare anche a un collettivo, a un gruppo, a un sociale, o è invece soltanto, come dire, strettamente individuale? Ma io penso di sì. Pensiamo alle istituzioni, no? Cos'è un'istituzione? Un'istituzione ha una doppia natura. Serve per raggiungere degli scopi fondamentali. La scuola, la sanità, la giustizia, le banche, l'economia, la polizia, tutto, e la psicanalisi, naturalmente, no? Serve per praticare e diffondere la psicanalisi. Beh, poi si va a discutere cos'è la psicanalisi, ma insomma, comunque. Però l'istituzione c'è anche un altro aspetto fondamentale, centrale, molto spesso non detto, che la psicanalisi è un dentro rispetto a un fuori. Scusate l'istituzione, l'istituzione è un dentro rispetto a un fuori. E questo dentro e questo fuori è una cosa enorme. Ci sto dentro o ci sto fuori? Mi cacciano, mi provano, comando, obbedisco, sto al caldo, sto al freddo, ho un'identità, non ho un'identità. Le due cose non vanno necessariamente di comune accordo, perché per poter stare dentro posso, come dire, rinunciare a una dimensione più soggettiva in nome dello stare dentro, oppure mi preme talmente la mia dimensione soggettiva che stare dentro non mi interessa più e allora mi metto in una condizione di continua opposizione e di scontro. Ecco, allora vedete che in qualche modo la contraddizione dentro-fuori e la finalità, obiettivo da raggiungere, compito da raggiungere, no? Organizzazione, l'organizzazione si presta enormemente a questa ambiguità, perché l'organizzazione da un lato è un servizio, ma dall'altro è una posizione in un dentro. Non so, dico cose adesso abbastanza ovvie, però mi sembra, allora questo dentro, no, che può essere vissuto come un potere, come una vicinanza, come un calore, come una ricchezza, come una povertà, come un'oppressione, come una fatica. Allora è possibile che in qualche modo un'istituzione che si stratifica nella sua storia, si stratifica nelle sue idee, si stratifica nelle sue ideologie, abbia però anche, come dire, questa profonda contraddizione in se stessa, che può diventare qualcosa che non perde il suo compito perché il suo dentro diventa più importante del compito. Come dire, il movimento istituzionale diventa più importante della finalità istituzionale. Cioè, ora poi ritrovo la sezionalità e non mi sono buttato tutto da un'altra parte. Immaginiamo psicologia delle masse e analisi del mio. Cosa vuol dire massificarsi? Rinunciare alla propria soggettività, cosa che ci dà un grande piacere. Perché ci dà piacere affermarci e ci dà piacere stare dentro qualche cosa. Ci liberiamo di noi. Quanto è bello obbedire. Ah. Ecco, perlomeno, che fatica dover invece scegliere sempre, no? Jean-Paul Sartre, no? La fatica dell'essere umano è scegliere. Che strazio! Poi è molto più bello non scegliere, seguire l'andazzo, andare col fiume. No? C'entra la pulsione di morte, non c'entra. Comunque, però tutta questa cosa significa? Che la massa. Vi ricordate, lui dice, quando il gruppo si fa massa, il gruppo segue l'emozione, distrugge la soggettività e segue un'immagine. La massa segue immagini, segue dati sensoriali. Certe volte mi diceva il mio paziente, dice, ma pensi se Hitler non avesse avuto quei baffetti? Sarebbe stato lo stesso Hitler. Una battuta cretina, se volete. Però non è del tutto priva della sua forza. No? Cosa c'era in quei baffi che esercitava? Non erano solo quelli, naturalmente, ma in qualche modo c'è qualche cosa che è un'immagine che gioca una parte inconscia, non detta, no? Ma che in qualche modo influenza l'andamento delle cose. Allora si potrebbe dire che il dentro, che è tanto importante per un'istituzione, lavora anche attraverso immagini.
no? I dati sensoriali diventano immagini, no? In qualche modo. E l'immagine è a metà tra il dato sensoriale e l'immaginazione, cioè quello che ci si fa di queste immagini. Allora io vi propongo l'idea che anche nell'istituzione ci possa essere un'ipersensorialità diffusa. Laura Brosiana ha detto qualcosa del genere, molto interessante nel suo libro sulla influenza, che la massa, anche la massa può portare a delle identificazioni, non soltanto i genitori, quello, quell'altro, ma in qualche modo un elemento diffuso, un elemento, come dire, non precisato, che però propone alcune immagini. Che io penso siano immagini non soltanto visive, perché noi quando si dice l'immagine pensiamo sempre alle immagini visive, no? Ma pensiamo al tatto, per esempio. Una mia paziente mi diceva: quando io entro nel mio istituto universitario, mi sembra come di entrare in un bellissimo brodo caldo che mi avvolge. Allora, questa equazione istituzione-brodo. Oppure, appunto, lo diceva anche Blecher, che è uno scrittore. Un psicanalista che trovo di grandissimo interesse. E Brecht diceva appunto che nelle istituzioni ci sono delle aree mute. Che vuol dire aree mute? Che vuol dire aree mute? Delle aree che si sentono ma non si vedono. Delle aree che si percepiscono ma non si identificano. E a noi direi, ma questa è la sensorialità. E questo è essere avvolto da qualcosa, essere circondato da qualcosa, essere punto da qualcosa, essere stimolato da qualcosa, ma che non si sa bene che cos'è. Un concetto simile a questo di area muta è il concetto di atmosfera. No? Ci sono degli studiosi che studiano proprio le atmosfere. Concetto molto vago, sono d'accordo, ma non così vago, no? Perché in fondo che cos'è l'atmosfera? È una cosa che però non è del tutto una cosa, no? Ecco, si sente ma non si vede, si percepisce un'oppressione, un'esaltazione, una chiusura, un'apertura, una finestra aperta, una finestra chiusa, un limite, un muro, uno stare dentro, un non rompere qualche cosa, un oggetto di cristallo. Ecco, sono tutte cose che in qualche modo ci possono dire. Come un'istituzione può, attraverso la presentificazione di certe immagini, che a loro volta rispondono a certi dati sensoriali, influire attraverso un elemento molto primordiale sul singolo e esercitare un'influenza che può essere positiva o negativa. Allora, ognuno può fare i conti con la sua istituzione e vedere in che misura tutto questo vale per la propria istituzione. E questo può avvenire, ma qui non mi voglio cimentare anche a livello collettivo. Non c'è dubbio che noi viviamo in una società in cui le immagini sono prevalenti. Ma sono immagini aperte o sono immagini chiuse? Sono immagini che permettono un'elaborazione, una fluidificazione, un arricchimento, o sono immagini che in qualche modo ipnotizzano? No? Perché a me sembra che in qualche modo Freud ha molto insistito, l'ha superata l'ipnosi, ma la riproponeva continuamente, no? Vi ricordate, appunto, quando lui dice che in fondo la leadership è una forma di ipnosi, ecco, perché un soggetto che si mette al posto di un altro soggetto viene introiettato. No? Io penso che un elemento ipnotico sia molto presente nella nostra società. Pensate alla pubblicità, pensate alla televisione, pensate, vi facciamo vedere le immagini. No? Io tremo quando sento questa cosa. Vi facciamo vedere le immagini, perché se vediamo le immagini ci spiega veramente qualcosa di più. Sì, qualcosa di più sì, ma anche qualcosa di meno. No? Perché l'immagine poi si blocca là. Ecco, allora io direi che tutto questo discorso è come ci si può liberare dalla fissità, dall'elemento ipnotizzante dell'immagine. Ecco, allora ci si può liberare se l'analista non si precipita a interpretare, anche se l'interpretazione rimane, a mio parere, un elemento fondamentale, perché non solo svela il nascosto, ma permette di vedere le cose da un altro punto di vista. E questo è fondamentale. E in questo c'è un corpo a corpo con i pazienti. E la psicoanalisi, a mio parere, se accettate e discutiamone, questa prospettiva che vi propongo, diventa un affare serio. Perché il paziente deve sentire in qualche modo che il suo analista non soltanto guarda le cose con lui, ma anche in qualche modo le guarda in un modo diverso. E questa è la contraddizione. Propone una somiglianza e una differenza. E questa differenza può creare sconcerti, timori, agitazioni. Ecco, io credo che, vabbè, lo diceva anche Bion, no? Vi ricordate? Lo diceva.
due persone in una stanza dovrebbero avere anche un certo terrore della situazione in cui si trovano. Ora, beh, lasciamo stare il terrore, però comunque una certa preoccupazione, sì. Ecco, cioè, allora se le cose stanno così, io vi propongo che in qualche modo una misura più attiva, una misura più partecipe, un lieve atteggiamento anche indagatore, rispettoso, ma che in qualche modo. Ma questa cosa lei me l'ha detta, la voleva vedere un pochino meglio. Che c'è di male a dire questo? È un'invasione dell'associazione. Ci sono questi pazienti, no? Ipernormali, no? I famosi normotici di Bollas, no? Che in qualche modo sembra che odino qualche cosa che non sia la pura e semplice, banale sensorialità di base, che non è la sensorialità di cui parlavo io, che invece è una sensorialità molto ricca di condensazioni, di spostamenti, di sfumature, no? È come se fosse una specie di ossessività sensoriale, non so, si vede quello, non si vede altro. Rompere questa cosa significa affrontare ansie, significa affrontare momenti anche dolorosi, ma si può fare se in qualche modo noi ci concentriamo sui particolari. E qui penso che la psicoanalisi ha questi due grandi pilastri, il soffermarsi e il cercare i particolari. Guarda, i sogni, vi ricordate, i sogni, vado a finire, i sogni, secondo Freud, si interpretano sui particolari. Non è che uno guarda il racconto globale, quella è l'elaborazione secondaria. Sì, d'accordo, bellissimo, interessante, ma il sogno non è un racconto. Il sogno è un agglomerato di particolari a cui le nostre difese danno una vicenda narrativa. Ma di fatto non è così. Se c'è una macchina rotta, lascia stare che cosa ne facciamo. Comunque c'è quella macchina rotta, indaghiamo cosa è quella macchina rotta. O se c'è una persona con una faccia torva, o se ci sono dei capelli lunghi, biondi, o dei capelli corti e bruni. No. Allora, indagare, soffermarsi ai particolari, amplificare, allargare, è una fase intermedia, mi pare, fra il racconto, la sensorialità e l'interpretazione. Ma se non c'è questa fase intermedia, che è l'amplificazione, il rischio è che l'interpretazione si sovrapponga sopra il dato sensoriale e non colga fino in fondo che c'è tutto un lavoro intermedio da fare, no? Mi sembra, questo è un punto. E anche qui poi c'entra il transfert, il controtransfert, c'è anche la capacità che ha l'analista di non farsi, come dire, troppo invadere, ma neanche di non farsi, di farsi invadere troppo poco. Cioè, in qualche modo la sensorialità del paziente deve diventare in qualche modo anche qualche cosa che insieme si guarda, e non soltanto la sensorialità visiva, ma tutta la sensorialità. Non so, ora ci sarebbero anche tante altre cose da dire, volevo parlare anche dell'identificazione, però non volevo, forse posso fare soltanto un accenno. Tutti voi sapete naturalmente l'identificazione primaria, l'identificazione secondaria, no? Tutte cose molto importanti su cui si è scritto tanto, ma anche l'identificazione. L'identificazione traumatica comporta una invasione, no? Del soggetto da parte dell'altro. Ma è possibile proporre che ogni identificazione debba avere un piccolo, piccolo sfumatura di lutto dentro? Cioè, io per lutto intendo qualche cosa che dice c'è il tempo. Ecco, perché è un amore che ignori il tempo. Ecco, un odio che ignora il tempo non diventa poi una immagine identificatoria rigida, non diventa un'invasione. Ecco, cioè è come se la madre, il padre, le persone che si occupano di bambini dovessero dargli l'idea che ci sono loro, c'è il bambino, la bambina e c'è un contesto fuori. È fondamentale anche per la madre. E chi è che permette questa terzietà? Il gioco, la fantasia. Del racconto, ma io direi sicuramente in fondo il gioco, no? E Winnicott mi pare che ci ha dato in questo un contributo incredibilmente potente. Cos'è in fondo il gioco? È ciò che mette insieme una sensorialità, un'immaginazione, una figura e uno sfondo, è un contesto. Un trenino è il trenino, ma è anche il papà, ma è anche il fratellino, ma è anche il fallo, ma è anche la sorellina appena nata, ma è anche un oggetto rosso, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, in qualche modo, se noi riusciamo a mettere insieme tra due persone che si occupano una dell'altra, anche
anche questa dimensione, come dire, di contestualizzare sempre. Questo è molto importante. Ma se invece la madre dice: figlio mio, tu sei l'unica cosa per cui vale la pena di vivere. E io ho sentito dire queste cose spaventose. Ma cosa gli si fa a una bambina che dice queste cose? Tu sei tutta la mia vita. Per carità, sei tutta la mia vita. Possibile. E tutto il resto che fine ha fatto? Per mia madre non esiste il mondo, esisto io. Per mio padre non esiste il mondo, esisto io. Queste sono identificazioni intrusive, gigantesche. Dio sa quante volte ho sentito dire queste cose con dolore, con dispiacere, con angoscia, anche per la sofferenza di persone che dicono cose così. Perché è chiaro che persone che dicono cose così non sono soltanto persone cattive, sono persone disperate, persone vuote, che però diventano, tra virgolette, cattive perché in qualche modo scaricano sul figlio una modalità identificatoria che lo paralizza, o li paralizza. È molto frequente tutto questo. Insomma, io non mi sentirei tanto di ricapitolare tutte queste cose. Spero di essere stato sufficientemente, no, rigoroso, forse no, ma spero almeno, come dire, di aver indicato un'area che mi interessa molto di discutere con voi. Ecco, è che quest'area della sensorialità, che è ben lungi da essere un fenomeno, fatemi dire un'ultima parola un po' anche scherzosa. Mi ricordate quando Bion parla degli elementi beta? Qualcuno, non so come si dice in inglese, dice elementi grezzi. Ma quali grezzi? Ma beta sì, va benissimo, no? Sono i dati sensoriali originali. Ma perché grezzi? I dati grezzi contengono tante cose dentro. Certo, voi direte, sono grezzi se non si vedono le cose che ci sono dentro, ma la sensorialità è un gigantesco discorso che viene fatto. E bisogna farglielo fare questo discorso, la sensorialità, e anche alle immagini. E le immagini che sono dei derivati della sensorialità contengono un discorso che non, quasi sempre non viene fatto. Ci si ferma là. Ecco, io concluderei con questa battuta, scusate. L'altro giorno sono andato a Firenze, no? E ho fatto una passeggiata per la città, sono andato a vedere le porte del Paradiso del Battistero, che le conoscerete, no? Sono dei diberti, sono delle porte, sculture su fondo oro di storie bibliche. Sono meravigliose e Michelangelo era talmente ammirato di queste porte che le chiamò le porte del paradiso. Lo sapete, Ghiberti, lo scultore, quanti anni ci ha messo a fare queste porte? 27 anni. E sapete quante persone, le persone stavano lì, quanto in media il tempo che ci stavano davanti a guardare le porte? 3 minuti. A me questa cosa di 27 anni, di 3 minuti mi ha sconvolto. Ma è possibile che noi dedichiamo 3 minuti a vedere le cose, quando le cose avrebbero tanto da dirci e noi ci perdiamo i tre quarti delle cose che ci sono al mondo? Perché inseguiamo sempre quelle cose che noi conosciamo, no? Lo psicotico, le sue povere, spaventose cose. In realtà ci sono aperture continue, però ecco. Io credo che se noi interroghiamo oltre all'immaginazione, oltre ai concetti, oltre a tutte cose importanti, ricordate la griglia di Bion, no? Che va dagli elementi beta ai concetti, no? È un po' astratta, un po' teorica, ma rimane un punto fondamentale. Spero che la sensorialità noi la guardiamo con aria grata e non soltanto come un elemento accessorio. Ecco, questo mi sembra un punto. Vabbè, io mi fermerei qua perché non vorrei parlare troppo e togliere spazio anche alla discussione che aspetto con ansia e un certo timore. Grazie Antonello, veramente grazie. 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 Io passerei immediatamente a intervenire, poi se ci sarà tempo avrei voglia anch'io di... Però chi di voi vuole intervenire alzi la mano elettronica. In modo che io possa vederlo. Chi vuole iniziare?
Laura, ti vedo quasi pronta, sei stata anche chiamata in causa. Devi attivare il microfono se vuoi parlare. Gigi Rinaldi ha alzato la mano. Ah, allora, Gigi. Devi accendere il microfono. Ecco. Sì, l'ho acceso. Perfetto. Allora, un grato saluto a tutti, al Centro Veneto, ad Antonello che ho sentito tante volte, ma non mi stanco mai di ascoltarlo. Allora vorrei entrare subito nel nucleo del suo discorso. A proposito della sensorialità diffusa, ipertrofica, fissata, una sensorialità che, seguendo un po' il suo pensiero, credo si può dire che è negletta. Negletta sia nel pensiero psicoanalitico, appunto, è stato pensato un po' come insomma, il gradino più basso della scala evolutiva, chiamiamolo così, che porta poi al pensiero, che è l'elemento più nobile, le sensazioni, è tutto il regno animale, probabilmente non solamente il regno animale ha delle sensazioni, il pensiero invece sembra che ce l'abbiamo solamente noi. Però sembra e quindi che anche insomma mi viene in mente, ecco, facciamo così, perché sono tante cose su cui che mi hanno colpito, su cui vorrei dire qualche cosa, ma rischio di fare confusione. Allora, mi viene in mente, ecco, l'immagine che più mi ha occupato la mia mente mentre tu parlavi. Ed è l'immagine di un mio paziente che ha avuto, un mio giovane paziente che aveva avuto un breakdown psicotico e dopo alcuni anni, quando stava abbastanza, stava molto meglio, riesce ad andare in una discoteca. Riesce ad andare in una discoteca e poi mi racconta: dottore, dice, io mi sentivo un fantasma. Mi sentivo un fantasma. Ah, detto io, insomma, qualcosa di tipo una brutta sensazione. E lui dice, sì, però precedentemente io non mi sentivo nemmeno un fantasma. Non so se è chiaro. Allora, che cosa voglio dire? Voglio dire che è molto frequente, almeno nella mia esperienza, ma credo che, insomma, anche in altri, che specialmente i pazienti più gravi hanno un problema enorme con il proprio corpo. Si sentono di non abitare il proprio corpo. E questo mio paziente sentiva di non averle le sensazioni. Ecco, per cui quando tu dici di sensorialità diffusa, ipertrofica, fissata, insomma, il tuo modo di argomentare, insomma, è abbastanza convincente. Però se io penso a questo paziente che diceva che non aveva anche le sensazioni di caldo e di freddo gli venivano meno, allora no, non so come mettere insieme queste cose. Certo è che insomma, la sensorialità è la prima cosa per sentirsi di abitare il proprio corpo, appunto, no? Insomma, i clinici, i medici, insomma, dicono, ma vediamo un po' il sensorio com'è, insomma, no? Quindi se è ancora vivo il paziente o è in coma irreversibile. Quindi, insomma, il sensorio, la sensorialità
è il primo gradino, si potrebbe dire, che certifica la vitalità di una persona. È in questi pazienti che sembrano appunto non abitare il proprio corpo, sembra spesso che la sensorialità sia proprio completamente negletta. Che so, anche gli studi, specialmente in Italia, che hanno fatto Ferrari e Lombardi sul corpo, insomma, e sul, per esempio, Lombardi ha molto bene teorizzato la necessità di un transfert sul corpo. E qui è lui, e anche io ho provato a fare la stessa cosa e mi sono trovato, bene, ho avuto dei buoni risultati. E cioè, proprio aiutare il paziente a sentirsi, più che il transfert nei confronti dell'analista, il transfert nei confronti del proprio corpo, corpo che appunto molto spesso loro non sentono. Gigi, lasciamo a Antonello poi sviluppare, sì. Cosa dici? Okay. Sì, ho finito. Questo in effetti volevo dire, volevo un riscontro da parte vostra, specialmente da parte di Antonello, su questo problema che in prima battuta sembra andare in posizione opposta al problema della sensorialità come l'ha posto Antonello. Tu, Antonello, preferisci interloquire immediatamente? Ma forse facciamo due o tre domande. Come vuoi tu, Ah, direi altre due domande, dai. Mi pare che venga più vivace il discorso. Allora, abbiamo tre persone che si sono prenotate. Laura Ambrosiano, 4. Grazie. Che prima ho alzato la mano e mi è sparito tutto. Mi è sparito tutto lo schermo. Ci provo a dire qualcosa. Intanto volevo dire ad Antonello che mi sembra di stasera di capire qualcosa in più del suo ultimo libro, che è bellissimo e che va sul quale bisogna soffermarsi, è il caso di dire. A me piace molto questo livello di approfondimento, di accostare come la realtà ci impatta, addosso proprio sullo psichesoma. Da questo punto di vista è molto importante, molto interessante secondo me la linea che tu stabilisci, che è questa linea dentro fuori, e la percezione è proprio quello che si muove dentro fuori, è dentro ma è fuori, come la faccia urlante del padre malato. A me veniva in mente un articolo di Cimino, che è una collega romana che io non conosco, e non volevo chiederti se c'è, che non conosco personalmente, voglio dire, se c'è qualche analogia, quando lei parla dell'impatto che ha la nuda realtà su di noi, e per nuda realtà lei intende la realtà prima che le sia attribuito un significato, il tuo esempio del rosso. O burri, eh? Allora, una realtà presimbolica, priva di significato, che impatta così profondamente che suscita insieme gioia e sgomento, che peraltro mi faceva venire in mente l'esperienza di Freud davanti al Partenone, eh? Esatto. Gioia e sgomento, e che però, sottolinea Cimino, è una forma di protoconoscenza che ovviamente necessita dell'oggetto. Quello che mi sembra interessante che tu aggiungi stasera a questo discorso è che questa sensorialità rosso, burri, no? Che sfonda proprio e ti lascia gioia e sgomento, sfonda il contesto, e che quindi la funzione dell'oggetto per poter riprendere la ricerca di un significato, l'attribuzione di un significato, il dare un nome, come dice Bion, è anche quello di ristabilire un contesto.
e questo mi sembra una cosa importantissima e che noi facciamo continuamente nel nostro lavoro, in qualche modo ristabilire un contesto, che per noi cosa vuol dire anche? Ristabilire un contesto dello sviluppo, dell'evoluzione personale, psichica, non in termini di individuarsi, di appunto di riassumere l'attribuzione di significato in funzione di una cura e così via, cioè ristabilire un contesto che nel nostro caso è quello terapeutico, e che questa è la funzione dell'oggetto, di stare accanto ricostituendo un contesto che è sfondato dalla realtà, che in certi momenti viene percepita così violentemente dalla scena annichiliti. La cosa che si può aggiungere, che tu aggiungevi mi pare alla fine, è che invece spesso l'oggetto stesso, compreso l'analista, si può proporre come una percezione, come un pezzo di realtà troppo saturo, che sfonda a sua volta. Volevo solo sapere cosa ne pensi, grazie. Però uno, Antonello, vuoi intervenire? Ah, molto rapidamente intervengo. Ma io direi a Gigi Rinaldi che è molto vero quello che lui dice, però credo che sia possibile indagare la situazione dell'assenza di sensorialità introducendo un altro concetto, che è quello del corpo morto. E in fondo anche la morte è una sensorialità. Cioè ci si può sentire la morte addosso. Ci si può sentire la morte come qualche cosa che ci priva di contatto, di vitalità. Ecco, è chiaro che la morte fisica no, ma ci può essere qualcosa che noi identifichiamo come la morte fisica e che è, come dire, uno spegnimento, un appiattimento. Ecco, allora, io non so, non conosco il tuo paziente, però ti volevo proporre se questa mancanza di sensorialità, che poi sappiamo tutti è molto frequente nelle psicosi negative, cosiddette, no? Cioè tutte le forme ben descritte dalla psichiatria, della schizofrenia, senza sensorialità, appunto, no? Appiattita, negativa, no? Ecco. Ma in realtà io credo che lì ci sia molto un problema di sentire, come dire, qualche cosa di morte, che può essere sia una scelta della morte rispetto alla vita, perché la vita fa troppa paura, è troppo sensoriale, appunto, sia perché c'è stato un contatto con qualche cosa di morto che è stato messo dentro. Non so, ecco, quindi in qualche modo è giustissimo quello che tu dici, che la sensorialità può, come dire, in certi casi essere assente, ma credo che sia assente perché è presente in un'altra forma, nella forma di una non cosa. Ci si può sentire avvolti da una non cosa, che poi è la morte stessa. In fondo noi non riusciamo a pensare alla morte, ma se la pensiamo come un nulla, se la pensiamo come uno spegnimento, come un'anestesia, come una specie di lento, progressivo raffreddamento dei nostri desideri, forse questo può conciliare, diciamo, la prospettiva della ipersensorialità con la prospettiva della iposensorialità. E poi ci sono le difese, eh? Ci può essere una difesa radicale di spegnimento, una specie di pulsione di morte applicata ai nostri sensi, perché se no, se non c'è questo, c'è sotto qualche altra cosa di più spaventoso. Non so se c'è il rapporto, per esempio, con la discoteca, no? Vabbè, ora non voglio fare troppa, come dire, fantasia, no? Però guarda caso, si è sentito un fantasma in una discoteca, sullo sfondo c'è una sessualità promiscua, molto intensa, molto eccitante, e dal suo punto di vista la sessualità invece è irraggiungibile perché si sente un fantasma, no? Non so, però non voglio adesso, ma per dire che... E quanto dice Laura, sì, è proprio così, cioè ristabilire un contesto è proprio quello che è necessario fare per poter... come dire, mi piaceva moltissimo l'idea del Partenone, cioè in fondo Freud, mi pare che anche Facchinelli lo dice nel suo libro, no? Dice: non volevo superare mio padre, no? Quando ho avuto, non vi ricordate, no? Dice mio padre, e Facchinelli dice, conclusione un po' magra, ha ragione, cioè, senza togliere nulla al genio di Freud, ma probabilmente Freud è stato sovrastato. Troppo, come forse anche il bambino di fronte al corpo della madre viene sovrastato certe volte, questo corpo meraviglioso, potentissimo,
vitale, enorme, ma anche, perché no, anche quello del padre in certi momenti, no? Il padre in certi momenti può diventare una montagna, può diventare una piramide, può diventare un campanile, una chiesa, no? E quindi credo che questa idea di ristabilire un contesto sia molto importante. E allora, ma per ristabilire un contesto credo che tu sia d'accordo che è necessario, come dire, una certa gradualità. Cioè non proporsi subito con una spiegazione. Quanto alla Cimino, sì, io la conosco bene, insomma, siamo amici da tanti anni ed è una. Credo che tu abbia colto esattamente quello che lei vuol dire, cioè che l'impatto con la realtà può avere qualcosa di molto intenso, di molto violento. Anche perché la Cimino dice, e io riferisco, ma mi sembra che sia vero, mi pare che lo dici anche tu, che l'impatto della realtà non è soltanto un fatto sensoriale, ma anche un impatto con le proprie pulsioni verso la realtà, no? Cioè la pulsione, che cos'è la pulsione in fondo? La voglia di ammazzare è la voglia di unirsi, la voglia di volere è la voglia di non volere. Quindi la pulsione è qualcosa che nessuna relazione potrà esaurire del tutto la pulsione. Le relazioni la possono riempire, la possono indirizzare, ma la pulsione rimane un elemento in qualche modo che cede, no? La possibilità di essere saturata. Io aggiungerei per fortuna, perché no? Se noi fossimo beati e contenti non saremmo esseri umani. No? Possiamo essere beati e contenti, ma per fortuna c'è quella quota di soddisfazione che ci spinge avanti. Insomma. Quindi sono molto d'accordo con la tua idea. L'impatto che non è solo un impatto con la reale, ma anche con la pulsione, quindi un bisogno graduale di contestualizzare. Ecco. Liomira Petrelli. Buonasera, Buonasera. non so se ho recepito bene il tuo discorso, Antonello, però provo a dire quello che è stata la suggestione che ne è venuta a me. Io ci ho sentito un certo sapore prustiano, cioè Metto sapore, scusa. Ah, prustiano, prusto, prusto, cioè quando Prustiano, 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 non Prussiano. no, non prustiano. Allora, Marcel Proust, quando Proust parla del fatto che la sensazione è sepolta negli oggetti materiali, ed è un caso, a volte, se noi impattando in un oggetto, attraverso questo impatto, riscopriamo dentro di noi una sensazione addormentata e sepolta. Giustissimo. Un brano molto noto e bellissimo, che certo la maggior parte di voi conosce, che però secondo me rende un po' quello che tu vuoi dire, nella versione comunque della normalità, perché lui non lo vede come un fatto traumatico, lui lo vede anzi come un momento vivificante, questa possibilità di riconnettersi con la sensazione sepolta. Ci sta un punto che lui sottolinea, secondo me Proust è stato quasi uno psicanalista senza esserlo, perché lui dice che quello che permette questo ricongiungimento è l'affetto che riemerge dal profondo del corpo, cioè che il ricongiungimento con questa sensazione sepolta nell'oggetto materiale avviene attraverso la riemersione dell'affettività, cioè che quindi non è la sensorialità in sé per sé brutta, ma la mediazione dell'affetto. Direi che questo è un aspetto molto interessante, anche perché questo affetto lui lo immagina sepolto nella profondità del corpo. E dice, nell'attesa che riemerga, io lo sento attraversare come degli spazi infiniti dentro di me. È un'immagine molto bella, che diciamo, però sottolinea anche l'aspetto creativo di questo sottofondo sensoriale. Tu l'hai detto, però volevo che me lo riconfermassi in qualche modo, che questa sensorialità può essere sì ipersensoriale, indigesta, traumatica, non condivisa, però per altri versi, quando non è così,
è la base vitale della nostra vita, cioè un aspetto di sottofondo creativo di tutte le nostre esperienze, anche quelle più, diciamo, apparentemente astratte e di pensiero. Questa era una prima domanda. La seconda riguarda il rapporto con le teorizzazioni sull'autismo, come quelle della Taskin, che parlano dell'uso di un patologico di sensazioni autoindotte, cioè di quanto, a differenza dei vostri pazienti psicotici, ci sono invece dei tipi di pazienti, soprattutto dei bambini, che adoperano una sensualità autoindotta per produrre quell'effetto avvolgente che li separa dal contesto. Cioè mettono un muro di sensazioni autoprodotte tra sé e gli altri, tra sé e il mondo esterno. E questo anche è un modo di usare quella che Taskin chiama, per esempio, le forme autistiche, no? Certo. Di cui anche lei individua però un passaggio non come forme autistiche, ma come forme sensoriali che non sia patologico. Vabbè, poi ci sarebbe tutta una connessione col pensiero di Gardini che lei stessa fa, però queste erano le due domande. Cosa tu pensi di queste invece sensazioni autoindotte? Dio mira, mi hai tolto la parola perché... E io non te la do, aspetta. Ah, pensavo fosse... No, Antonello, non so, mi sembrava stesse per intervenire. Sì, molto rapidamente, perché vedo che ci sono molte domande. Questa... Ma certo, io direi che possiamo parlare, Dio mira, di usi della sensorialità. Ecco, probabilmente sì. Cioè la sensorialità è come dire un crocevia. No, nel caso tu dici di Proust, l'oggetto risveglia non soltanto emozioni e sentimenti, ma contiene nella sua sensorialità, nei suoi colori, nelle sue forme, nella sua, ma anche nell'espressione di un viso, nel movimento di un gesto, di una mano che si... dei capelli lunghi o corti, dei pantaloni stretti o larghi, no? E tutte queste cose, chi legge la recherche sa bene che... Io non l'ho letta tutta, ho letto dei pezzi, confesso. Ma comunque ho capito un pochino il concetto, insomma, che mi sembra... io direi che è un uso, come dire, molto indagatore, molto utile per indagare, no? Appunto, in qualche modo, di noi stessi e dell'altro. Quindi sono d'accordissimo che la sensorialità ha un grande, anzi direi che in un certo senso la mia, tutto il mio discorso è una esaltazione anche della sensorialità, no? Come un elemento fondamentale, no? Rispetto al pensiero, senza nulla togliere al pensiero, però in qualche modo direi che questo non esaurisce, no? Non voglio contrapporre a Proust un altro autore altrettanto importante che tu sicuramente conoscerai benissimo, che è Joyce. Ecco, in Joyce metti la sensorialità è come dire un'immensa fantasmagoria irriducibile, ecco, no? Non so se, e ci sono i gabbiani, e ci sono i colori, ci sono i profumi, e c'è il gatto, e c'è il cane, e c'è le donne, e c'è gli uomini, e c'è il cielo, e c'è Dublino, e c'è questo. È come se questa sensorialità avesse qualche cosa di sopraffacente, che sopraffa, ecco. Allora, è molto vero quello che tu dici, cioè si tratta di trovare, come diceva Laura, una contestualizzazione che permette alla sensorialità di non essere sopraffacente, ma di avere qualche cosa, appunto, di più prustiano. Quindi non posso ricondividere quello che tu dici, ti do assolutamente ragione, ma teniamo conto che in certi altri momenti, in certi altri contesti, la sensorialità è come se Joyce volesse dire: io vi voglio rendere conto dell'immensità del mondo. Se uno legge, infatti, anche lui si era letto dei pezzi, anche lì, ma mi sono stancato, mi confesso, me la trovo bellissima e spaventosamente stancante, no? Perché è troppa, la sensorialità è troppa, anche lì è troppa. In Proust è tutto un immenso lavoro di rielaborazione, in Joyce è come se fosse sopraffatto dalla sensorialità. Sull'autismo mi pare che l'hai detto molto bene, insomma, sì, la sensorialità è al servizio di una chiusura, no? di un blocco, di un avvolgimento che separa e protegge dall'eccesso, appunto, di sensorialità esterna. Quindi
Parlerei di usi della sensorialità, ecco, non c'è un solo modo di essere, di viverla. Dunque, aveva alzato la mano un rettangolino che c'è scritto solo iPhone, non c'è il nome. Ha cambiato idea? Eventualmente in seconda battuta, e allora Giuliana Campanella. Prego tutti di essere piuttosto concisi. Sì, come stavo dicendo, l'intervento di Omira mi ha preceduto e in realtà avrei voluto appunto ricordare l'area psicosensoriale di Gardini, la Taskin, come ha fatto lei, anche i lavori della Gardini, quindi il latte che torna su e quindi il piacere che si riproduce. No, mi stavo chiedendo, intanto mi è piaciuto molto quando Antonello dice, l'analista che dice: io sono con te, accanto a te, vediamo un po' di che si tratta, cos'è questo viso minaccioso, per esempio, è quello, questo essere accanto, con la condivisione. E mi stavo chiedendo se non si poteva anche pensare al trauma accumulativo, cioè mi ha molto toccato questo viso orrendo, no? Che si ripropone come un qualche cosa che può avere a fare con il trauma, con il trauma accumulativo. Ecco, un lavoro molto bello, Antonello, che mi ha veramente molto, molto preso e mi piace questo tuo modo di proporre la vicinanza appunto dell'analista che condivide col paziente queste esperienze terrificanti in fondo, no? Ecco. Grazie. Grazie a te, grazie. Allora, adesso Salvatore Russo. Io pensavo anche di essere estremamente succinto perché il piacere di sentire Antonello mi riempie veramente non solo di sensazioni tecnicamente accettabili, ma mi dà un po' ancora il senso che in fondo, benché ormai in disuso, psicanalista si resta anche negli anni. E specificamente sulle varie cose che dice Antonello, avrei 100.000 domande, potremmo parlare per ore, però non credo che servirebbe agli altri e soprattutto non creerebbe nuove teorie psicanalitiche, perché questo è il problema. Di che teoria sei tu? Di quale partito? Sei hitleriano o tieni per Marx, oppure no, sei freudiano o junghiano? Allora il problema è questo. Io ti considero un amico e un giorno parlando mi dicevi: sai, io penso che curare un depresso grave, un melanconico, la depressione maggiore, non si possa se non si è stati coscienti di aver avuto qualche depressione personalmente. Così, da un certo punto di vista, è difficile curare un paziente che ha una allucinazione, una dispercezione, di questo stiamo anche parlando, quando noi non abbiamo mai immaginato di avere anche noi questa stessa realtà dispercettiva. Il quesito potrebbe essere: siamo tutti un po' matti? Oppure ci sono gli psicotici, i borderline, i nevrotici normali, poi c'è Freud che anche lui era un po' matto, come tutti noi, secondo me. Io non penso che Proust sia un analista, penso che sia un matto, però mi ha aiutato anche a fare l'analista e la poesia, la musica, l'arte. Senza di questo io non avrei potuto fare il lavoro con i pazienti gravi, naturalmente con l'equipe. Bisogna essere medici per fare gli psicanalisti. Le intuizioni che ha un operatore non psicanalista. Noi ci siamo trovati a una certa età a dire: beh, la mia vita, non dico che alla fine io spero di campare ancora, ma quanti psicotici ho curato? Quante persone sono guarite? O quanti anche nevrotici? Perché io ho visto persone che hanno fatto anche due o tre analisi che poi io mi sono trovato a aiutare
in modo un po' misto. Ci sono stati dei dibattiti con colleghi che io stimo e a cui voglio anche bene, tipo Semi o De Masi, se si può analizzare o non si può analizzare uno psicotico. Io penso di sì, però certamente con il settico tradizionale di libere associazioni e quattro sedute alla settimana e tre iati è un'impresa faticosissima. De Masi ci ha provato per molti anni e poi dice, beh, si può fare, però io adesso... E se mi dice no, si può fare ancora. Però tutti siamo passati per l'uso dei farmaci, per l'istituzione. Si è psicanalisti ancora o no? E quindi la domanda sarebbe, esiste una realtà allucinatoria fisiologica? Come noi diciamo che c'è una dipendenza fisiologica? Questo corpo della madre, se noi pensiamo a Fellini, no? E anche la poesia, l'arte, senza di questa la psicanalisi secondo me sarebbe già morta, ma non perché Freud non conti. Freud secondo me, io ogni volta che sento parlare dei colleghi psicanalisti mi viene voglia di rileggerlo, di studiarlo, perché con gli anni non ricordo più neanche molto le citazioni. Ecco, quindi io volevo solo chiederti se in fondo siamo tutti un po' con i bambini, certo, la psicanalisi dei bambini, la neuropsichiatria infantile, la pediatria, le neuroscienze ci hanno portato a avere delle conferme delle teorie freudiane. Ma il fatto che tu riproponi l'ipnosi, io ricordo un collega che ha fatto la specialità con me da De Martis che faceva l'ipnosi. Ha fatto una tesi molto dubbia e ecco, basta, smetto. Voglio solo chiedere questa cosa qui. C'è Franco De Masi. Io volevo aggiungere qualcosa in breve. Volevo dire che io spesso mi sono incontrato con Antonello, abbiamo anche fatto delle conferenze insieme. Credo che nel mio intervento di stasera sottolineo ancora una diversità che ho con lui, perché naturalmente apprezzo moltissimo il suo lavoro sulla percezione, però io mi differenzio da lui. Riprendendo il discorso che ha fatto Diomira Pietrelli, che mi pare un punto centrale, e che secondo me bisogna distinguere la percezione, diciamo così, legata all'emozione, e la percezione invece che rappresenta un ritiro dal pensiero e dalle relazioni. Se non si fa questa differenziazione, si perde un po' il senso della comprensione anche della clinica psicanalitica. Cioè, voglio dire che il massimo della percezione creativa emotiva è quello del musicista. Cioè la musica, per definizione, è pura percezione legata alle emozioni e ai sentimenti. Chiaro? Ma le percezioni, lo stato percettivo che noi vediamo nei pazienti psicotici, che portano anche poi all'allucinazione e al delirio, che sono il massimo della trasformazione sensoriale della mente, sono un altro modo che ha la mente di usare le percezioni. Per cui io ritengo che nei pazienti psicotici c'è una fuga della realtà comunicativa, emotiva, attraverso l'uso della mente in termini di un ritiro sensoriale. In questo senso, ecco, mi differenzierei dalle cose pure interessanti che ha detto Antonello facendo questa grossa divisione iniziale. Perché il fatto che la sensorialità può essere usata in termini di eccitamento difensivo è, come ha accennato anche Antonello, un po' diciamo così, il maggiore alimento a cui noi siamo sottoposti in questo periodo. Peraltro io ho fatto nell'ultimo numero della rivista delle considerazioni sulla realtà virtuale che crea dipendenza come se fosse uno stato ipnotico. Ecco, lì è una forma di regressione sensoriale, di ritiro dalla realtà comunicativa, creativa ed emotiva. Io credo che la mia domanda è se Antonello pensa che bisogna operare questa grande distinzione tra le diverse forme dell'uso sensoriale delle percezioni da parte della mente umana. Sì, certo.
Ma guarda, sicuramente sì, nel senso che certe volte sembra che lo psicotico abbia quasi un amore, no, per le sue allucinazioni, o ne abbia quasi bisogno, insomma, e anche il delirio diventa quasi qualcosa a cui è affezionato. Io credo che il problema sia il destino della ipersensorialità. Cioè, tu stesso mi pare accennavi in questa lezione o in altre occasioni, insomma, in cui ci siamo sentiti, che una cosa sono i pensieri, una cosa è l'apparato per pensare i pensieri, no? Ecco, e che lo psicotico non ha un apparato per pensare i pensieri. Allora io direi che il fatto che non abbiamo apparato per pensare i pensieri in parte è legato alla vulnerabilità specifica della malattia psicotica, in parte è legato alle vicissitudini ambientali in cui non c'è stata una condivisione, una traduzione, una verbalizzazione, una simbolizzazione, una messa in comune appunto della sensorialità con una figura che fosse capace di sognare con lui, immaginare con lui, giocare con lui o con lei. Ecco, quindi allora io credo che il grande problema è senz'altro di ricostituire nella misura del possibile un apparato per pensare i pensieri in modo che i pensieri non siano dei pezzi incandescenti. Su questo ne abbiamo parlato tante volte. Il ritiro è primario o secondario? E tu ne fai una faccenda primaria, mi pare, no? Cioè, come dire, in fondo lo psicotico ha questa malattia che non solo deve avere un'ipersensorialità, ma di buttarcisi dentro come una fuga. Ecco, io penso che in certi casi è così, non so se è sempre così. Ecco, cioè in certi casi mi sembra che lo psicotico subisca questa ipersensorialità come un'aggressione da parte del mondo esterno. E allora magari si rifugia nel ritiro, che sono d'accordissimo, è un problema centrale della psicosi, il ritiro, è fondamentale. Però mi pare che si rifugi nel ritiro perché in qualche modo lo protegge da questa esposizione a un bombardamento sensoriale eccessivo. Cioè usa una sensorialità eccessiva, però, come dire, familiarizzata, più sua, per difendersi da una sensorialità più diffusa. È un punto che forse va chiarito, non so se hai risposto alla tua domanda, va chiarito meglio, no? Perché e comunque su una cosa siamo d'accordo, che il ritiro sia un punto fondamentale. Ecco, questo sì. Non so quanto è primario e quanto è secondario. Per rispondere anche al tutor russo, io credo che sia possibile. Io non sono psicotico, ma mi sembra di capirli i psicotici. Non c'è bisogno di essere psicotico per capire lo psicotico, no? Non so se siete d'accordo. È così, non c'è bisogno di essere depresso con le persone maggiori per capire i momenti di malinconia, ci mancherebbe altro, no? Non c'è bisogno di avere un'ossessività grave per sapere cosa vuol dire essere ossessivo e così via, o dei tratti isterici, cioè ci abbiamo tutti. Cioè, non credo che siamo matti per questo. Il problema è il destino che ama tutte queste cose nel complesso. A me mi ha molto aiutato per capire i psicotici quando ho capito che loro fanno una vita d'inferno e che la vita d'inferno è stare in un mondo che li bombarda. Se poi questo bombardamento loro lo scelgono quasi loro per difendersi da qualche altra cosa, come dice Franco, forse è vero, o forse loro si rifugiano in un mondo fantastico perché... Però credo che, scusatemi se mi scaldo, ma ne ho visti tanti, io trovo quando vedo un psicologo, non dico che mi viene da piangere, ma devo reprimere un sentimento di grande dolore a pensare che certe persone vivono così. Però, insomma, questo, permettetemi questo sfogo emotivo, che non so se ha risposto Franco alla tua domanda, insomma. No, io aggiungerei solo una cosa, che il ritiro, io lo scrivo nel mio libro, avviene perché è piacevole, perché all'inizio, cioè la psicosi ha due fasi, quella piacevole, esaltante, come una droga, e poi quella terrifica, persecutoria, che è la distruzione totale della mente. Però se la psicosi non fosse piacevole, nessuno diventerebbe psicotico. È un concetto difficile da far passare, perché anche nella definizione fenomenologica e psichiatrica si parla di Verstimmung, cioè di catastrofe mentale. La catastrofe avviene nel finale. All'inizio, se voi lavorate con i psicotici e ricostruite con loro la loro infanzia, vedrete che il ritiro è una cosa piacevole, perché puoi essere quello che vuoi e puoi fare quello che vuoi. Ma adesso non vorrei dilungarmi. Sì, sì, no, molto, molto importante. Sì. Io sostituirei la parola piacevole con la parola protettivo. No, piacevole. Comunque. Va bene.
Scusate l'intervento. Se posso interverrei io. Certo. Io sento il bisogno di fare dei distinguo. Partirei da due immagini. Una che mi ha evocato quando hai detto di Hitler, i baffetti di Hitler. C'era un ragazzo psicotico che quando cominciava a rivolgersi a me in modo insistente, dicendomi baffetto, baffetto, lì finiva che prendeva la poltrona e me la tirava dietro. Allora, che significa questo? Che stava succedendo? Ecco, io l'altra immagine è Freud davanti al Partenone. Ecco, io penso che il problema sia fare proprio dei distinguo. Allora, partirei da quello che diceva Laura, cioè come la realtà ci impatta, come arriva il dato sensoriale. E io credo che si debbano distinguere vari esiti, perché sulla base di quello che hai detto tu, a seconda dei vari esiti e dei processi che si istituiscono, il modo in cui va adoperata la libera associazione deve differire. Perché da quello che hai detto, mi sembra tu abbia sottolineato che a parità di libera associazione, il modo di gestirla deve essere diverso. E questa è una cosa da chiarire. Allora, io credo che innanzitutto si debbano distinguere un troppo di significato e un troppo di oscuro, e cioè di assenza di significati problematici. Cioè, quando Freud davanti al Partenone ha quello quasi svenimento, lì c'era un troppo di significato. Quando tu descrivevi la situazione del rosso, del baffetto, lì c'è un tanto, se non un troppo, di oscuro. Io distinguerei tra... E lì è la questione processi di tipo nevrotico o processi che non hanno a che fare con i meccanismi nevrotici. In questo caso, quest'ultimo, mi sembra che si debbano distinguere delle situazioni dove il dato sensoriale arriva e deve essere istantaneamente rigettato, o comunque è istantaneamente rigettato, da quelle situazioni dove il dato sensoriale entra e diventa una specie di attrattore. In fisica c'è questa cosa dell'attrattore, cioè un qualche cosa che attrae a sé più elementi che si aggiungono creando un pieno oscuro. Allora, quello è il rosso che dici tu, secondo me. In quel caso, laddove di fronte all'episodio, diciamo, del Partenone, la libera associazione deve funzionare sulla base dell'attesa, in questo secondo caso tu suggerisci debba avvenire sulla base dell'assunzione attiva della posizione del ricercatore, sì, di quello che ha bisogno di entrare nella scena. Perfetto. Dati sensoriali di questo tipo possono, cioè, di questo troppo di oscuro, secondo me possono esitare in quello che dice Franco, nel senso di diventare capaci di attirare e di sedurre l'attenzione e quindi ci si rifugia. Oppure anche sensorialmente, prima veniva ricordato fenomeni come può essere la ruminazione, Giuliana ricordava Gaddini, ma
tutti quei fenomeni o che sono stati ricordati anche dagli Omira, le sensazioni autoindotte, cioè tutte quelle cose che producono un'immobilità attorno ad un dato percettivo che a quel punto è privo di significati, perché è assolutamente oscuro. Penso ad una bambina autistica che passava la vita a fare così. A proposito di studi fenomenologici, c'è un articolo di Barison sul movimento delle dita di questa bimba. Cioè, in quel caso non c'è un troppo di significato, c'è un attestarsi sull'oscuro, secondo me, e con gradi diversi di possibilità di avvicinare questa oscurità per allargarla, per creare un significato. In alcuni casi non ce n'è proprio e va creato, in altri va, come dire, dipanato. Senti, l'hai detto molto bene. Potremmo dire come battuta che c'è un rosso nevrotico e un rosso psicotico, no? Detto male, ecco. Io penso che il rosso psicotico sia oscuro, però è che esercita un effetto quasi ipnotico, non nel senso dell'ipnosi tradizionale, ma nel senso del conquistare, come dire, una specie di predominio nella sensorialità. Ma perché secondo me non bisogna mai dimenticare che è sullo sfondo di un infinito smarrimento. Cioè che in qualche modo lo psicotico, ma anche noi, tutti noi in certi momenti, no? Io penso che di fronte a una cosa molto grande, di fronte al mare, di fronte a un cielo azzurro, di fronte alle Alpi, che ne so, di fronte non c'è bisogno di essere psicotici per sentire che quella immagine ci rimanda a qualche cosa, che c'è un'immensità dietro. Questa immensità per una persona non psicotica può essere vissuta come un piacere, come una immensità, come dire, che ci ricorda che siamo in un universo e non soltanto a casa nostra, no? Ma in certi casi, quando prevale una dimensione psicotica, può portare un senso di smarrimento. Cioè, dietro la iperpercezione c'è un fondo perduto. Ecco, io questo mi sembra andare sempre ricordato. C'è un fondo smarrito. Cioè la iperpercezione fa perdere di vista il contesto, allora si deve ricorrere ad altri contesti, il delirio, il ritiro. Quindi è vero che in qualche modo il ritiro è cercato, forse è addirittura piacevole, come dice Franco in certi momenti, senz'altro è molto protettivo, però per capire questa piacevolezza, questa protettività, bisogna anche capire che in qualche modo questo ritiro protegge da uno sfondo immenso, dalla catastrofe. Ecco, cioè, in fondo nella psicosi la catastrofe è sempre il combattente. Ecco, mi sembra, no? No, nel nevrotico il rosso in qualche modo ha accesso anche al linguaggio, no? E quindi quando c'è il linguaggio sono possibili libere associazioni, perché il linguaggio permette uno scorrimento, diciamo, l'azione di libera associazione. E quindi io direi che l'oscuro è una percezione in assenza di linguaggio a cui noi dobbiamo fornire i mezzi per potersi allargare. E secondo me questi mezzi non sono immediatamente linguistici, ma sono di allargare, amplificare insieme al nostro paziente questo oggetto che è oscuro, che dobbiamo indagarlo insieme. Ecco, non so, mi pare che ti ho detto qualcosa del genere, no? Dobbiamo indagarlo insieme. Se noi sovrapponiamo subito un discorso verbale a questo oscuro, secondo me le due cose le stiamo giuste apposte, non si incontrano. Ecco, per tenersi incontrare è necessario che ci sia un'amplificazione. Guardiamola insieme a questa faccia, vediamo un pochino cosa c'è. Gli occhi, il naso, la bocca, gli orecchi, i gesti, le mani. Ecco, io credo che molto lavoro con lo psicotico sia di approfondire questo aspetto qua. Che cosa stiamo guardando, sentendo, annusando insieme. Dopo si potrà arrivare a fornire un significante, ma o se lo vogliamo dire nel senso lacaniano, il significante è troppo potente, quindi resta oscuro. Però mi sembra molto importante la tua distinzione tra nevrotico e psicotico. Nel nevrotico c'è il linguaggio, ma lo psicotico, il linguaggio è diventato cosa anche quello. E allora le libere associazioni funzionano in tutt'altro modo. Non trovi?
Totò. Solo dire una cosa a Antonello, perché chi mi conosce può pensare che sia un basagliano, siamo tutti matti, la malattia mentale non esiste, robe di questo genere. No, va bene, no, no, lo so, Antonello, però a me interessa questo. Io penso che quando tu parli di smarrimento, di catastrofe, di oscurità, quello è un momento di psicosi. E quando tu parli dell'inferno e là ti riconosco, mi sento nell'inferno, io non sono stato solo 3 minuti a guardare le porte del paradiso, però 37 anni non ci posso stare. Però quando potrò muovermi, perché sono un po' handicappato, andrò a Firenze e riguarderò le porte del paradiso. Perché tu guardi le porte del paradiso perché non tolleri l'inferno. No? Quindi questo è il senso di vivere con lo psicotico, un'esperienza psicotica. E quelli che lavorano con i bambini, Campanile è stato bravissimo in questo, citando Barison, che certo non era un analista, però sulle psicosi infantili io credo di aver imparato molto anche frequentando lui. Beh, poi vabbè, Gaddini, io non lo conosco bene a dito, però ho avuto la fortuna di sentirlo parlare. E quindi da questo punto di vista quello che volevo dire che un pochino nella psicosi ci siamo stati nell'infanzia e poi dopo, vabbè, De Masi precisa molto bene perché lui teoricamente ha una conoscenza della psicosi che io ho invece più ruspante lavorando in psichiatria. Il gruppo musica, il gruppo arte, la pittura, il cinema sono momenti in cui l'equipe, tu mi hai insegnato questo, supervisionando il mio lavoro, e da questo punto di vista volevo solo dire che il paradiso ci aiuta, però 3 minuti sono troppo pochi. Basta, ho finito. Se nessun altro vuole intervenire, diamo la parola ad Antonello per se vuole dire qualcosa di conclusivo e poi ci auguriamo la buonanotte. Ah, intanto voglio dire che sono molto contento perché mi pare che le domande non erano solo domande, ma erano anche precisazioni, interventi, chiarimenti, no? E questo mi sembra molto, mi sembra che è stato recepito anche molto con soltanto il ruolo della sensorialità, ma la fondamentale differenza tra nevrosi e psicosi. Ecco, questo mi sembra un punto molto molto importante. Nella nevrosi esiste, come dire, un ruolo fondamentale del linguaggio, nella psicosi una parte del linguaggio, della funzione del linguaggio viene perduta e si ha questa oscurità di cui parlavi tu, che però è un'oscurità, insisto, sullo sfondo di uno smarrimento, su uno sfondo di un'infinitezza. Ora, io non penso che c'è bisogno di essere psicotici per percepire l'infinitezza. L'infinitezza la percepiamo tutti, no? Un certo senso di smarrimento di fronte all'immensità del mondo che sembra anche normale, anzi, mi stupisco se uno lo prova, no? Perché in qualche modo il mondo è immenso e noi siamo una parte molto piccola di questo. Però il non psicotico riesce in qualche modo a trovare una sua casa, in qualche modo. Lo psicotico la sua casa non la trova perché la sensorialità è troppo potente. Comunque mi sembra, vi ringrazio molto perché mi sembra che questo tema della sensorialità, che forse va approfondito, ma non pensate che potrebbe essere anche una delle frontiere della psicanalisi, no? Cioè, in qualche modo la psicanalisi non ha già detto tutto. A me piace pensare che la psicanalisi sia una scienza ancora capace di molti sviluppi. E anzi, mi aspetto dall'approfondimento della psicanalisi come scienza, come ricerca, qualche cosa che è più importante ancora dell'organizzazione delle istituzioni. La psicanalisi può dire ancora molto. Io penso, ecco, e questo, il destino della sensorialità sullo sfondo dell'immensità dello smarrimento mi pare che possa essere una prospettiva di sviluppo e di conoscenza molto importante. Quindi questa serata di oggi mi conferma, mi fa piacere perché mi dà questa impressione che questo sviluppo sia possibile. Dunque, grazie a te, veramente grazie, grazie a tutti. Vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà il 10 febbraio e avremo con noi Lucio Russo.